pomodorino del Pirno del Vesuvio, un pomodorino coltivato alle falde del Vesuvio, si è sposato con il nostro terreno perché è ricco di minerali, di fosforo, potassio, ed è eccezionale coltivato proprio in queste zone qui. È l'unico pomodoro al mondo che si riesce a mantenere un anno dal raccolto. Noi lo raccogliamo a luglio e viene conservato fino a maggio dell'anno successivo in dei locali freschi, asciutto e ventilato, oppure viene messo in vasetti di vetro. Il pomodorino del Pirnolo viene trapiantato a inizio di aprile. Dal trapianto poi viene fatta una rincalzatura, poi viene fatta la cimatura e poi viene raccolto. Di solito si fanno due raccolte, una inizio luglio e una a metà luglio, perché fanno due palchi di fiori e da questi due palchi di fiori ci sta la legagione e poi ci sta il frutto. Viene raccolto manualmente e poi viene raccolto in cassette di legno massimo 10 kg e viene fatto il grappolo di pomodorini, che viene costruito il pirnolo di pomodoro e viene appeso poi in dei locali apposta per la conservabilità. Il pomodorino del Pirnolo del Vesuvio si riconosce da altri pomodorini perché è un po' allungato e c'ha quel pizzetto sotto che altri pomodori non hanno. Il nostro pomodoro, a differenza da altri pomodorini che viene raccolto a luglio, fino all'anno successivo abbiamo che perde un poco d'acqua, quindi si disidrata un po'. Questo non è un difetto, è un pregio, perché se noi cuciniamo questo tipo di pomodorino basta 3 minuti di cottura ed è pronto, perché non dobbiamo aspettare che si asciuga l'acqua che sta all'interno, ma è un pomodoro che già ha perso l'acqua, quindi bastano giusto 3 minuti ed è pronto come pomodorino. Possiamo fare uno spaghetto col pomodoro fresco, viene messo sulla pizza, che è eccezionale da mangiare dappertutto perché c'ha anche quel suo retrogusto dolce acidulo che si evidenzia da altri pomodorini. A anni addietro è stato fatto uno studio di semi di pomodorini da diversi agricoltori, perché ognuno è geloso del proprio seme, perché è custode del suo territorio. Il nostro seme, che porta avanti da 4 generazioni, è quello là più resistente durante il tempo. Quindi, anzi, è proprio adesso, oggi, è chiamato varietà Acampora, e se tu vai a comprare delle piantine di pomodorini troverai varietà Acampora. Allora, oggi produrre pomodorini del Pirno del Vesuvio non è che tu lo fai subito, cioè è una cosa che ti svegli domani mattina e fai pomodorini del Pirno del Vesuvio. Produrre pomodorini del Pirno del Vesuvio lo devi avere nel sangue, quindi sin dalla nascita, perché è un lavoro tutto manuale. La mia è la quarta generazione e quindi mamma, zie, figli, nipoti, impariamo tutti da piccolini a portare avanti questa tradizione. Allora, oggi se lavori in un certo modo e produci in un certo modo, perché grazie anche alla DOP che abbiamo avuto da questo pomodorino, riesci a portare una famiglia avanti, vieni ben pagato. Io mi chiamo Salvatore Acampora, titolare dell'azienda agricola Russo Vesuvio, alle falde del Vesuvio, precisamente ad Ercolano, un posto eccezionale.